In questo video parliamo di come gestire in maniera corretta e funzionale nel periodo di preparazione la seduta in piscina o eventualmente, con delle specifiche leggermente diverse, la seduta sulla sabbia. Siamo in pieno periodo di preparazione e in questo momento stiamo facendo tanto lavoro sia in sala pesi sia sul campo. Abbiamo bisogno in alcuni frangenti di cambiare degli stimoli. Utilizzare la piscina è abbastanza frequente in questo periodo dell'anno. Certo, però bisogna interpretarla nella maniera corretta e avere le attese giuste nei confronti dei risultati che vogliamo ottenere. Prima di capire a che cosa serve, cerchiamo di capire che cosa non dobbiamo attenderci. Si pensa erroneamente che saltando su una superficie instabile, come può essere l'acqua, migliori la capacità di propulsione di salto dei nostri atleti. In realtà non è così, perché le spinte che abbiamo hanno velocità di contrazione diverse, muscolature differenti e stimoli che hanno delle reazioni diverse all'interno del corpo. Non c'è transfer diretto tra i salti su una superficie meno stabile a quello che poi è il nostro terreno abituale della palestra. Ora cerchiamo di dare delle motivazioni utili per poter fruire di questo strumento. Io divido le motivazioni in due grandi categorie. Una categoria metodologica e una categoria logistica. Per quanto riguarda la parte metodologica, sicuramente più che la parte di spinta nei salti, l'ambiente acquatico piuttosto che l'ambiente sabbia aiutano gli atterraggi, l'ammortizzazione del corpo in fase di ricaduta. Se lo utilizziamo e lo fruiamo in maniera corretta nella nostra programmazione, potremmo aiutare i nostri atleti ad adattarsi in maniera ancora più graduale a quello che è lo stimolo che le articolazioni dovranno sopportare dopo ogni ricaduta di salto. Secondo punto, l'ambiente acqua stimola il nostro corpo a dover compensare i disequilibri. Avremo un forte stimolo propriocettivo che dovrà essere gestito in particolare sotto il profilo centrale, quindi sotto il profilo del core, sotto il profilo della parte addominale, durante tutto il perdurare della nostra seduta. Senz'altro questo tipo di adattamento diventa importante e centrale per la prestazione di ogni sportivo. Terzo ed ultimo punto, soggetta a resistenza in funzione della intensità delle nostre contrazioni. Per modulare l'intensità con contrazioni più o meno forti in funzione di quello che è lo stato di forma del giorno, resta senz'altro un valore aggiunto che questo elemento ci può dare. Se ci muoviamo in maniera più vigorosa, l'acqua opporrà una resistenza più importante. Se ci muoviamo in maniera più cauta, l'acqua sarà più gestibile da parte dell'atleta magari già affaticato. Poi invece ci sono alcune componenti logistiche. Inutile dire che le preparazioni iniziano con il caldo, d'estate, ed in certi frangenti il caldo è il primo ostacolo a quella che è la performance dei nostri atleti, più ancora dell'allenamento stesso. Andare in un ambiente acqua è più favorevole perché è più refrigerato, favorirà da questo punto di vista la nostra squadra. Secondo aspetto, che non è un segreto, che la fase di preparazione all'inizio dell'anno non è una delle più amate. Variare lo stimolo, portare i nostri gruppi in altre condizioni può essere un motivo per tenere alte le motivazioni e per far sì che si possa passare una seduta d'allenamento sì funzionale con rinnovata motivazione. Sempre legato alla temperatura c'è un terzo aspetto, quello dei recuperi. Questo favorirà il recupero dei nostri tessuti disinfiammando il nostro corpo, che di certo sarà assoggettato a un certo grado di infiammazione dovuto al volume di allenamento che sosteniamo in questo periodo. Capire e fruire come gestire al meglio questo elemento è assolutamente frontale per evitare di dare inutili stimoli piuttosto che varianti che poi non sono realmente funzionali a quelli che sono gli obiettivi del nostro gruppo squadra. Ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!